Il risultato dei referendum sull'acqua ha creato un vuoto normativo sulla rimodulazione delle tariffe che sta mettendo in gravi difficoltà le aziende che gestiscono i servizi idrici. L'allarme è stato lanciato dagli amministratori delle società toscane durante un convegno promosso da Confservizi Cispel. L'emergenza riguarda soprattutto gli investimenti già programmati per l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli impianti. 2,5 miliardi di euro di lavori solo in Toscana, di cui 1 miliardo già impegnato. La preoccupazione è questo vuoto. Nel senso che noi non possiamo ora non avere rapidamente una norma che ci consenta di non bloccare, per esempio in Toscana, la grande mole di investimenti che bisogna ancora fare per la depurazione, la fognatura, per l'approvvigionamento idrico. Più dura questa incertezza, più le banche, come già stamattina le aziende ci hanno fatto presente, già si stanno facendo vive per chiedere alle aziende toscane, come al resto d'Italia, come intendono dopo il referendum o come pensano di mantenere fede agli investimenti che hanno al piano investimenti che hanno assunto nei prossimi anni, anche a fronte di cifre molto consistenti. Per sbloccare la situazione, la Regione Toscana con le altre regioni ha già sollecitato il governo. Noi abbiamo già interessato la Commissione degli Assessori Regionali all'Ambiente, che ha trasferito questa richiesta al Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, perché questo vuoto normativo venga colmato con rapidità, introducendo anche un regime transitorio rispetto a quella che è la situazione. Gli amministratori toscani hanno comunque chiesto alla Regione di stringere i tempi sulla legge di riforma con cui saranno sostituiti gli ATO, le vecchie autorità di ambito.